Se siete iscritti al canale, avete attivato la campanella della notifica, avete lasciato like. Benissimo, siamo pronti per guardarci anche quest'altro video. Welcome in Momissima Channel! Salve a tutti amici del canale di Momissima, oggi non ho una location, a dire il vero mi trovo in una fase un po' acuta di decluttering, quindi di pulizia degli ambienti, ragion per cui non so se ci riusciamo a vedere molto bene. Faccio questo video perché è una tipologia un po' diversa, infatti in realtà non ho neanche una sedia per potermi poggiare, però vabbè, nulla, poco male. Dicevo, mi sto godendo questo ultimo scorcio di sole di un pomeriggio di novembre, perché stiamo facendo appunto una fase molto delicata di spostamento, trasloco, pulizia, cernita di ciò che ci potrà servire, ciò che potrà andare via, perché siamo in fase di trasloco, quindi ci sarà un periodo molto molto intenso. Vabbè, a parte questo, faccio una tipologia di video nuovo quest'oggi perché sto ridando vita alla materia, in che senso? Non nel senso scientifico che possiate pensare, sto praticamente riscoprendo il gusto del riciclo creativo. Io perlomeno non so cosa significhi in sé realmente il riciclo creativo, ovvero se parlo di riciclo creativo io penso a ridare vita a un qualcosa che ormai non viene più utilizzato, e in questo contesto parlo proprio nello specifico di alcuni miei mobili che appartenevano ai miei nonni e che per me sono molto molto cari. Siccome in fase di trasloco si sa c'è sempre un po' di trambusto, non si sa cosa portare nel nuovo posto, non si sa cosa trattenere, non si sa cosa buttare, cosa vendere, eccetera eccetera, è chiaro che si crea l'esigenza poi di decidere tra virgolette quella che sarà la sorte delle cose che hai in casa. Io ho una casa non troppo piccola, quindi dovrò vedere un attimino, però vi faccio vedere questo video proprio perché nel fare tutto ciò, quindi nel guardare, nello spulciare tutti i mobili in casa, alla fine ho optato per ridargli vita con un nuovo colore. E siccome va moltissimo lo stile shabby chic, dicevo, siccome mi sto rendendo conto che lo stile shabby chic, o lo stile comunque vintage retro, è un qualcosa su cui puntare perché non morirà mai, ho deciso di farvi vedere proprio nel pratico quello che sto combinando con alcune vernici. In tutto ciò che faccio però mi piace sempre ritrovare un risvolto psicologico nelle cose, perché proprio fa parte della mia natura. Per questo vi dico che a livello proprio affettivo, psicologico, io proprio sono una persona propensa al essere legata in maniera ossessiva, compulsiva tra virgolette, al passato, e per questo motivo che lascio andare molto difficilmente, con molta difficoltà e con senso di angoscia, tutto ciò che è legato adesso, quindi al mio passato affettivo, al mio passato con le persone che amavo e tutto ciò che è legato ai ricordi. Questo per dirvi che comunque anche in questi mobili, che ormai erano obsoleti, pacchiani, chiamiamoli un po' come vogliamo, io ho trovato gusto, ho trovato passione, ho riscoperto dei sentimenti che pensavo fossero morti, che possono essere nascosti dall'interesse che ho provato appunto nel dedicarmi a alla resurrezione tra virgolette degli stessi. Quindi in pratica mentre dipingevo e prendevano corpo questi mobili, questi colori più vivaci, io ho provato una sorta di piacere vero e proprio, cioè di gusto, di chiamiamolo come volete, che era come se io stessi dando vita a un qualcosa. Non ve lo so spiegare in maniera molto esaustiva, però io credo che abbiate capito. In pratica io credo di aver scoperto anche un'altra mia passione tra le tante, ovvero il bricolage, il dipingere i mobili, perché mi piace tantissimo. E vi faccio vedere qualche esempio di ciò che ho combinato qui fuori, approfittando di queste piccole giornate di sole che ormai sta andando via, perché siamo in inverno quasi. Ok? Allora, cominciamo subito. Allora, quest'oggi daremo vita a dei mobili che sono ormai accatastati da diversi anni, che praticamente non vengono più sfruttati come si deve. Mi stava interessando moltissimo lo stile shabby chic, o comunque ridare un colore più brillante a questa tipologia di mobilio, che è prettamente anni 70, anni 60-70. Stiamo passando la carta gommata per rendere lo strato lucido, laccato di questa console un po' più poroso, e l'abbiamo passata su tutta la superficie del mobile, di modo che la vernice poi successivamente possa aggrappare meglio. Vedete come sembra qui l'effetto rovinato, diciamo, e procediamo.
è la seconda passata del fondo grigio metallico e sta, come vedete, venendo un effetto un pochino shabby chic, ovvero molto irregolare, che però a me piace tantissimo. Vi ricordate l'antera marrone scuro? Adesso è diventata sul grigio glitterato. Secondo esperimento, ho ritirato fuori questo vecchio specchio anticato, come vedete, che praticamente ha un dorato ormai completamente sbiadito, nonché umidiccio. Infatti sto notando che il legno purtroppo ha preso acqua con le prime piogge. Cercheremo di ridargli una specie di colore brillante con una vernice dorata. Questa piccola console, o se chiamasi settimino, che andrò a cartare e poi a dipingere di cromato silver o grigio settimino, che era marrone scuro. Eccolo qui, guardate come adesso questo settimino meravigliosamente cromato silver. Bellissimo, devo dire bellissimo. Questi sono i cassetti che andremo a mettere nella nostra credenza. Siccome poi un po' la mano ci ha preso, abbiamo trasformato anche questa colonnina a cassetti in dorato. Lo specchio di cui vi parlavo, infine lo specchio. Lo specchio in abbinamento al settimino, che però abbiamo deciso di fare dorato. Io spero che queste idee vi siano state di spunto e volevo dirvi anche che mi sono molto divertita nel realizzare queste pitture, tra virgolette, e che molti di questi mobili li riciclerò proprio per la mia attività, li metterò in negozio, ma forse anche a casa, e poi magari vi mostrerò qualche interno, non vedo l'ora di riuscire a sistemarmi, speriamo per anno nuovo. Se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti, ciao da Momi!